Risotto alla porro e pancetta croccante. Il risotto alla porro e pancetta croccante è una ricetta gustosa, ideale per le giornate fredde del mese di febbraio. Il porro regala profumo e un sapore deciso al risotto, mentre la pancetta croccante dona un tocco in più. Ecco gli ingredienti. 320 g di riso carnaroli, 150 g di porro, 200 g di pancetta dolce, 50 g di burro, un mezzo bicchiere di vino bianco, un litro di brodo vegetale, cubi di olio extravergine di oliva, cubi di parmigiano grattugiato, cubi di sale, cubi di pepe. Ecco i passaggi per realizzare questo delizioso piatto. Taglia la pancetta a dadini e falle rosolare in padella con un giro d'olio extravergine di oliva. Togli la pancetta dalla padella e mettila da parte. Mettere il burro in padella e farlo sciogliere. Unisci il porro tagliato finemente e fai soffriggere. Unisci il riso e fai tostare per qualche minuto mescolando con un cucchiaio di legno. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare l'alcol. Aggiungi il brodo poco alla volta, mescolando spesso, fino a cottura del riso. Aggiusta di sale e pepe e unisci la pancetta precedentemente rosolata. Impiatta il risotto e guarnisci con formaggio grattugiato e qualche dadino di pancetta. Il tuo risotto alla porro e pancetta croccante è pronto. Servilo caldo e delizia i tuoi ospiti.